non mi sono. L'interno del centro 64, armato con tre mitragliatrici, primo malloppo con piastra piana, eccola qua. Fuori sta diluviando. Marco, qua abbiamo l'impianto di aerazione, ancora presente, poi scendiamo, centro molto ben conservato, si scende da questa rampa del primo malloppo, si va a destra verso l'ingresso che attualmente è pieno di neve e non ci si può andare, e poi c'è a sinistra si va nell'ampio ricovero, dove c'era appunto anche l'impianto di aerazione. Qui abbiamo le varie porte, questo anche come il centro 62-63, ben tenuto e ben conservato, tutta la parte dell'impianto di aerazione. E poi giriamo a destra e andiamo appunto verso l'ingresso. Giù c'è Marco, crollato, innevato, invece qua sulla sinistra abbiamo il ricovero per poi arrivare al malloppo binato, armato questo centro con le classiche mitragliatrici da 14-35, le Fiat. Eccoci qua al gruppo elettrogeno, qui c'era il basamento, oltre al basamento c'era la classica cisterna per il gasolio, eccola qui. Le varie staffe che dava elettricità a tutto il centro. Ecco Marco, il gruppo elettrogeno, si vede bene. Ora Marco inquadra la cisterna per il gasolio, eccola lì. E poi abbiamo appunto l'ingresso, che è pieno di neve. Questa è la piccola apertura. Qui c'è la seconda Ah, parte. allora ce l'avremmo fatta. No, no, ma guarda. E tra poco si arriva al malloppo binato.